Don Rosario Pietropaolo, ci troviamo qui a Bagnara Calabra. Forte momento intenso di preghiera ieri del Papa, un Sì, messaggio ieri è veramente. stata una cosa forte, ricca di significato. Guardando quelle immagini del Papa che saliva con i gradoni bagnati a Piazza San Pietro da solo, mi sembrava di vedere Mosè che sale sul Monte Sinai a pregare Dio mentre il popolo giù nella pianura lotta. Ecco, il Papa ieri, il suo camminare, quel volto triste, dolorante, quel bacio a Gesù crocifisso, sono stati proprio dei segni di una sofferenza che travolge tutti. E il Papa, come tutti i sacerdoti, è partecipe, perché tutta l'umanità è colpita da questa tempesta che ci ha piombato addosso. Ha avuto parole straordinarie e quella invocazione che gli è nata proprio dall'intimo del cuore, non ci lasciare soli. Ecco. Ha commentato il brano stupendo della traversata notturna di un gruppo di apostoli con lui sulla stessa barca. Ci ha fatto notare che il Papa ieri sera che Gesù era a poppa e dormiva. A poppa, la parte che in caso di naufragio per prima affonda, quindi Gesù condivide in pieno la nostra condizione umana, la nostra sofferenza ed è per questo motivo che noi dobbiamo a Lui volgere lo sguardo, contemplarlo, chiedere aiuto. Lui si è sacrificato, è morto sulla croce per noi, non è indifferente alla nostra vicenda umana, al nostro dolore, soprattutto quando il dolore colpisce in maniera così violenta le famiglie, i giovani, gli anziani, tutti. E allora è stato un grande insegnamento, dobbiamo farne tesoro. E quando passerà, perché passerà questa tempesta e verrà un nuovo giorno, dobbiamo ricordarci che il Signore cammina con noi, con il suo popolo, sempre. Anche Don Rosario Pietropaolo, padre spirituale di questa comunità, non ha lasciato soli in queste settimane i suoi Per fedeli. niente, per niente. Il portone è chiuso, ma la chiesa è sempre aperta. Io, come tutti i sacerdoti, ogni giorno celebriamo in privato la Santa Messa, tutti i giorni, e la offriamo per il popolo. Io tutti i giorni, al mattino o al pomeriggio, secondo gli impegni, celebro offrendo il sacrificio di Gesù per il bene di questo popolo di Bagnara. Perché il Signore lo protegga, lo assista, lo illumini, perché faccia scoprire a quanti l'hanno smarrito la luce della verità che è Gesù. Prego perché siano confortati gli ammalati, i sofferenti. E vi devo confessare una cosa: in questi giorni tristi, preoccupati, travagliati a causa di questo flagello, il mio dolore più grande è non poter andare a visitare gli anziani e gli ammalati che non possono uscire per niente di casa. Noi in parrocchia abbiamo oltre una 60 persone ammalate che periodicamente, soprattutto la domenica, visitiamo. Io insieme a collaboratori, ministri straordinari della comunione, e non possiamo recarci a portare loro Gesù. E questa è una sofferenza viva. Io sarei pronto ad andare, però metterei a rischio la loro vita e la vita mia. Ma della mia vita potrei anche rischiare, ma di quella degli altri no. E quindi l'invito alla preghiera costante. Ecco perché ogni sera, dalle ore 18, recitiamo insieme il Santo Rosario, trasmesso da Radio Medua. Questi mezzi della comunicazione sono un grande aiuto. Lo stiamo sperimentando adesso. Io per tanti versi non ero e non sono ancora molto esperto di questi mezzi, però sto imparando tanto. E noi diciamo il Santo Rosario tutte le sere. L'ha promosso uno dei gruppi ecclesiali, l'Associazione del Rosario Perpetuo, che qui è viva dal 2006. Questa è un'associazione nazionale, il Rosario Perpetuo, che chi aderisce si impegna a vivere
nella preghiera e offrire un'ora al mese alla Madonna, si chiama ora di guardia. Si fa personalmente nel giorno e l'ora stabilito all'atto dell'iscrizione e poi una volta insieme ogni mese comunitariamente. Questa associazione della nostra parrocchia ha promosso questa iniziativa, invitare tutti alla preghiera alla Madonna, e tanti carissimi hanno riscoperto la coroncina, l'avevamo messa da parte, abbandonata come una cosa vecchia, invece no, la corona del rosario, pregando, ci fa meditare i misteri di Gesù e della Madonna, cioè i segni in cui Gesù manifesta il suo amore per noi. Ci fa da guida in questa recita spesso l'insegnamento del Santo Papa Giovanni Paolo II, che nel 2002 ha pubblicato una lettera apostolica, Rosarium Virginis Maria. Ecco. E noi diciamo il rosario e in collegamento ognuno di noi ascolta e partecipa alla preghiera. Vi invito a farlo già da questa sera. Anzi, vi anticipo che questa sera alla nostra preghiera del rosario quotidiano si unirà anche Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Morosini, nostro arcivescovo. Ha saputo di questa iniziativa e questa sera si unirà a noi e poi ci darà anche un pensiero, una riflessione che ci aiuti ad andare avanti. E poi, oltre il rosario, la messa quotidiana. E la domenica trasmettiamo in streaming con Radio Medua sempre la celebrazione eucaristica, in modo che tutti, chi vuole, ma tutti, partecipano alla preghiera e ricevono spiritualmente, non potendolo fare in modo sacramentale, il corpo di Gesù. Ma insieme alla preghiera c'è anche la carità. Noi abitualmente come parrocchia aiutiamo tante famiglie che si trovano in condizione di disagio anche economico o per malattie, e questo flagello richiede una presenza ancora più viva della carità. Ecco, noi attraverso alcuni volontari facciamo arrivare a quelli che hanno bisogno quello che è possibile, o del genere alimentari o un aiuto in denaro secondo le circostanze, secondo i casi. Volevo ricordare il grande gesto di domenica scorsa, la benedizione, sì, e l'affidamento dell'intera, sì, città al cuore di, sì, Gesù. Sì, sì, sì. Al termine della celebrazione sono uscito qui sul sagrato della chiesa intitolata Giovanni Paolo II, il sagrato, e ho fatto la benedizione a tutta la città di Bagnara, invocando la presenza di Gesù. Gesù è viandante, è pellegrino di amore in mezzo all'umanità, sempre. Lo ha fatto negli anni della sua vita pubblica, 2000 anni fa, vivendo lì nella Terra Santa, come noi la chiamiamo, ma lo fa ogni giorno condividendo la nostra vita, che è fatta di dolore, di sacrificio, di preoccupazione, di gioia, di speranza. Ecco, quella benedizione indica la presenza di Gesù. La benedizione eucaristica si fa proprio con il corpo di Cristo, l'ostia consacrata, che Gesù ha scelto come segno della sua presenza viva in mezzo al popolo. Lo ha detto Lui: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ed è da questa carità che, insieme ad alcuni collaboratori, abbiamo pensato di promuovere una raccolta di offerte. L'abbiamo chiamata emergenza coronavirus, ne abbiamo fatto delle locandine, ora ne abbiamo preparato un'altra per questa ultima settimana di Quaresima, invitando tutti, chi vuole, a collaborare. Una raccolta di fondi da destinare all'ospedale metropolitano del Reggio Calabria. Vedete, cari, qui da noi questo virus già si sta diffondendo e ha mietuto le prime vittime. Secondo i numeri che ci vengono offerti, sono già oltre 30 i morti in Calabria. La nostra diocesi in prima linea. Il nostro vescovo ha dato all'ospedale metropolitano di Reggio 5.000 euro per acquisto di strumenti sanitari, 5.000 euro alla Confindustria per acquistare le mascherine di protezione, per darle agli operatori della Caritas diocesana che
servono i più poveri tra di noi, nelle case, negli istituti, degli anziani, dei poveri, che fanno, hanno la mensa per i poveri a Reggio. E ieri altri 5.000 euro li ha donati insieme, ogni vescovo l'ha fatto in Calabria, per acquistare alcuni macchinari respiratori per, da donare all'ospedale pugliese di Catanzaro. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo promosso questa raccolta per aiutare l'ospedale di Reggio. E si può partecipare facendo un'offerta secondo il proprio cuore. Non conta tanto la quantità quanto lo slancio, la generosità. Ricordate nel Vangelo, Gesù loda la vedova che nell'urna lì al Tempio ha messo uno spicciolo. E dice Gesù ha dato più di tutti gli altri perché le aveva dato tutto quello che aveva per vivere. Come fare l'offerta? O mettendola in una busta e mettendola nella buca delle lettere, qui alla canonica, o tramite un conto corrente della parrocchia, che qui nella locandina vengono indicate le modalità, il conto corrente, l'IBAN e così. Il tutto sarà devoluto all'ospedale, appena possibile, appena abbiamo una certa somma, io sono già in contatto, li verseremo per l'acquisto di strumenti sanitari. Perché? Perché adesso sperimentiamo in maniera cruda la carenza della sanità in Calabria. Per anni c'è stato un disastro, un dissesto, non si sa che fine hanno fatto, tanti soldi, non possiamo giudicare adesso, ma abbiamo bisogno di aiutarci e ognuno deve fare la sua parte. Io dico, questo è il tempo in cui ognuno, per quello che può, deve collaborare, perché è una tempesta, dice il Papa, che ci è piombata addosso a tutti, ci coinvolge tutti, ma insieme, uniti dalla carità e dalla fede, dalla solidarietà fraterna, ce la facciamo, verremo fuori, ecco, da questo disastro. Don Rosario, si va verso la proroga delle restrizioni, sì, per quanto riguarda anche le prossime due settimane. Certo. Avete già pensato come fare sia per la Settimana Santa che per i riti pasquali? Allora, per la Settimana Santa già c'è una disposizione della Congregazione per il culto emanata dal Vaticano, ma i nostri vescovi stanno approntando le indicazioni concrete, pratiche. Ci limiteremo all'essenziale, faremo le celebrazioni in forma non privata, esclusiva, no? Nel senso che, come abbiamo fatto in queste domeniche, trasmetteremo, grazie a questi bei mezzi che Dio ci ha fatto trovare e grazie agli operatori, ecco, Radio Medua, Costa Viola, i ragazzi dell'Azione Cattolica tramite la pagina Facebook e così via, trasmetteremo la celebrazione, Domenica delle Palme, negli altri giorni. Certo, noi di Bagnara soffriremo, come tante altre comunità, perché non sarà possibile realizzare certi riti, certi incontri, per esempio la processione delle varette, per esempio affrontata. Per quest'anno ci è chiesto questo sacrificio, ma noi offriamo questa privazione a Gesù per il bene di tutti. La preghiera, la celebrazione dei sacramenti avverrà comunque. Io qui in parrocchia stiamo ragionando e studiando con i nostri ragazzi come far arrivare anche qui all'esterno, oltre che l'immagine, il sonoro in certi momenti particolari. Comunque, Domenica delle Palme, cominceremo questa settimana santa davvero e per quel giorno avremo tutte le indicazioni sia da parte del Vescovo e poi io mi farò promotore delle varie modalità in cui possiamo vivere e partecipare alla più bella e più grande settimana della nostra vita, che è rivivere il dono della salvezza che Gesù compie lì a Gerusalemme, dove affronta la sua passione, dove accetta di morire sulla croce, una pena orrenda riservata ai peggiori malfattori, e poi risorgerà glorioso, vivo di nuovo all'alba del giorno dopo il sabato. Ecco, mi permetto di richiamare a tutti voi
durante la Settimana Santa riprendete in mano un libro che ho scritto e pubblicato anni fa, Verso Emmaus. E il racconto, chi l'ha letto lo sa, della mia esperienza in Terra Santa, un anno vissuta da disabile. Però ci sono delle pagine che ci aiutano a vivere la Settimana Santa. C'è la parte che del Triduo Pasquale, il giovedì, la cena, l'agonia e poi il processo, la morte in croce e la resurrezione. Quelle pagine lette con calma ci aiuteranno a partecipare meglio, con più consapevolezza anche, a quei giorni di dolore, di passione, ma anche di gloria. Speriamo che Cristo risorto ci illumini, ci faccia comprendere ancora meglio la direzione, la via sulla quale dobbiamo camminare. Siamo in cammino tutti verso Emmaus, cioè il momento in cui Gesù si fa riconoscere vivo e presente dai suoi discepoli. I suoi discepoli oggi siamo tutti noi. Lui è l'unico che ci può salvare. Per questo il Papa ieri, concludo, ci ha guidati e ci ha fatti guardare Cristo crocifisso, Salvatore di ogni uomo e di tutta l'umanità.